Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo video della settimana. In questo video, come avrete capito dal titolo, vi parlerò delle mie ossessioni. Però in questo video non vi parlerò di tutte le ossessioni che ho, perché non so quanto ci metteremo a spiegarle tutte, ma vi spiegherò nel dettaglio una ossessione che ho, che è quella per le serie TV. Non ho fatto una top 10 o 5 perché sinceramente non so decidermi sulle posizioni da dare alle serie TV. Al primo posto abbiamo Skins. Skins è una serie che è stata prodotta in Inghilterra. L'ho scoperta 2-3 anni fa perché ne avevo sentito parlare e non mi ricordo chi di preciso mi aveva detto di guardarla. Allora alla fine mi sono lasciata convincere e l'ho guardata, e meno male che l'ho fatto perché, come potete vedere, è al primo posto. Questa serie sinceramente non ha un pubblico ben preciso, perché la può guardare chiunque, non i bambini, sinceramente no, pochi bambini. Comunque può andare da una fascia che va dai 16 anni in su. Se però invece siete dai 16 anni in su, guardate assolutissimamente Skins, perché, vi ripeto, l'ho messa al primo posto e c'è un motivo se l'ho messo al primo posto con tutte le serie che guardo. Quindi veramente bellissimo, io vi consiglio sinceramente e con tutto il cuore di guardarla. Al secondo posto invece abbiamo Glee. Allora, con questo secondo posto io intendo le prime 4 stagioni di Glee, perché la quinta e la sesta stagione mi hanno veramente delusa. Però io sono veramente affezionata al cast e a tutto quello che è Glee in sé, e quindi continuo a guardare nonostante comunque la qualità degli episodi, delle storie, tutto sia veramente calata a picco. Quindi nonostante questo calo brusco, vi consiglio con tutto il cuore anche questa volta di guardarvi Glee. Non ha fascia d'età, quindi chiunque può guardarlo, e io non sono la responsabile di niente, nessuno, quindi non incolpatemi se rimanete scioccati da qualcosa. Al terzo posto invece abbiamo American Horror Story. Una cosa che accomuna Glee e American Horror Story è il produttore, che è lo stesso, è Ryan Murphy. Però diciamo che Glee e American Horror Story sono due cose completamente diverse. Come ne mettere a confronto una patatina e una carota? Che cos'è che hanno in comune? Niente. Infatti è quello che hanno in comune Glee e American Horror Story, niente, tranne che il produttore. Se avete sentito parlare di American Horror Story, comunque vi hanno detto che fa paura, non credeteci, perché io ho guardato Paranormal Activity in seconda media e non ho dormito per una settimana. Sì, e probabilmente voi amanti dell'horror che starete guardando questo video mi insulterete, perché fa schifo, oggettivamente non è un buon film. Quindi se io non ho dormito per Paranormal Activity, state tranquilli che con American Horror Story ho sempre dormito e non ho mai avuto nessun problema. Quindi se avete un po' paura degli horror, state tranquilli che era tutto liscio come l'olio. American Horror Story ha veramente delle storie incredibili, e il bello di questa serie TV è che ogni stagione è diversa dall'altra, cambia il cast, a volte rimane uguale, però alcuni membri cambiano, cambiano i personaggi, cambiano le storie, cambia tutto. Però da quello che ho saputo in questo ultimo tempo sono tutte incastrate fra di loro, e sto cercando di capire ancora come. E dopo queste tre bellissime serie TV che vi consiglio ancora di andare a vedere, ce ne sono molte altre che mi piacciono. Mi ero fatta un foglio con scritto tutti i nomi delle serie TV, ma l'ho perso e quindi dovrò cercare di vedere. Vediamo quanto me ne ricordo. Allora, New Girl, Modern Family. Ah sì, poi vi consiglio una nuovissima serie TV che è da poco che sta andando in America, ma è da circa 2 settimane che stanno trasmettendo qua su Fox in Italia, ed è Le Regole del Delitto Perfetto, che è veramente bellissima, e se siete delle persone che vi piace ragionare, che non lo so, vi prende tantissimo, a me non piace di solito ragionare, però comunque mi ha preso proprio tantissimo, e vi consiglio veramente di vederla perché è bellissima, nonostante alcuni pregiudizi è veramente bella. Poi Gossip Girl, poi Pretty Little Liars, che non credo abbia neanche bisogno di descrizioni perché mi sa che la conoscono tutti, comunque guardatelo, non capisci mai chi cazzo è, chi cazzo è. Poi How I Met Your Mother, Scrubs, Ai Tempi, e poi ce ne sono tantissime altre che non mi ricordo senza il mio fantastico foglietto. Quindi se siete ossessionati come me dalle serie TV, e specialmente guardate le mie stesse serie TV, mettete mi piace, condividete il video, e se avete qualche suggerimento di qualche serie TV che pensate possa piacere, mettetemi il nome della serie TV nei commenti, che io sono sicura che la guarderò, perché c'è sempre tempo per una nuova serie TV. Quindi ci vediamo settimana prossima con il nuovissimo video. Vi ringrazio tutti per aver visto questo. Psh!